Ciao carissimi, come state? Spero benissimo, bentornati sul mio canale e oggi ti voglio parlare rispetto a una città che mi piace molto, che è la magica Roma. Dunque, prima di cominciare a raccontarti la storia della mia esperienza a Roma, ti voglio dire che questo video sarà interamente in italiano per quel solito motivo, perché tu possa praticare l'italiano, ascoltare e, se ti serve anche, puoi trasformare, puoi rendere questo video in un podcast, ok? Bene, io ho vissuto in Italia, come sai, quando ero molto piccola, quando avevo quasi 6 anni. Dopo di questo momento mia famiglia è andata da altre parti nel mondo e finalmente in Brasile. Invece, quando io ero adolescente, quando avevo verso i 16-15 anni, mia famiglia è ritornata in Italia, però questa volta sono ritornati a Roma, la bellissima Roma. In quel momento io, che stavo ancora per finire il mio liceo qui in Brasile, perché in Brasile il liceo, diciamo, sia più corto che il liceo, che è la scuola superiore, diciamo così, in Italia. Ci sono delle differenze e ne parleremo meglio di queste differenze in un altro video, ok? Bene, quindi io stavo per finire il liceo qui in Brasile e volevo in quell'epoca studiare medicina, cioè volevo fare medicina come professione, come mestiere, fare il medico. Quindi stavo cercando di dedicarmi al massimo qui in Brasile e per questo motivo io non sono andata con la mia famiglia a vivere a Roma. Però li visitavo spesso, li visitavo con una determinata frequenza. Quindi mia mamma, mio papà e i miei 2 fratelli sono andati in Italia a vivere questa seconda esperienza in Italia. Quindi loro vivevano in un locale molto prossimo, molto vicino alla Basilica San Pietro. Quindi era un locale pieno di turisti, tantissimi turisti. Quindi se tu per caso hai già avuto l'esperienza, l'opportunità di andare a Roma, hai già visto che ci sono tante persone che fanno turismo a Roma e io credo che per questo motivo il romano, il popolo romano, non sia così amichevole, così aperto agli stranieri, ai turisti che vogliono parlare italiano, che vogliono vivere l'esperienza d'Italia. Perché immaginate, ragazzi, immaginate migliaia e migliaia di turisti che vengono a visitare la tua città ogni giorno, ogni ora, ogni secondo. Quindi penso che non avere tanta pazienza, diciamo così. Quindi Roma, dal mio punto di vista, ovviamente, è una città che io trovo affascinante. Affascinante perché? Perché se tu cammini per le vie di Roma puoi notare, puoi percepire livelli, diversi livelli di tempo. Quindi questa è un'esperienza che pochissimi locali ti possono regalare. Forse dai paesi che sono stata io, magari la Grecia può offrire anche questo tipo di sensazione. Ma per esempio, se tu cammini verso, non so, sulle vie dei Fori Imperiali a Roma, puoi notare che ci sono, cioè, momenti 2000 anni fa, dopo 1000 anni fa. È una città che è, si dice che è una città eterna, no? La eterna Roma. Perché ci sono molti tempi, cioè persone importantissime sono passate, hanno vissuto a Roma. Ovviamente io ho i miei locali preferiti, i miei locali che voglio, che ci tengo di più. Voglio assolutamente condividere con voi questa mia esperienza. Quindi ovviamente ci sono i locali classici che bisogna conoscerli, per esempio la Basilica San Pietro, i Musei Vaticani, la Piazza Navona, che è un locale molto importante per, soprattutto per noi brasiliani, che è dove si trova l'ambasciata italiana, in un bellissimo palazzo che si chiama Palazzo Dora Pamphilj, dove dalla parte esterna, dalla facciata, si può vedere una grandissima bandiera del Brasile. Quindi la Piazza Navona è molto bella, c'è anche una bellissima storia rispetto a questa piazza. Poi c'è anche il Pantheon, che è un locale molto bello e molto vicino alla Fontana di Trevi, che è un altro punto turistico famosissimo a Roma. Poi ci sono, non so, i parchi della Villa Borghese, che sono molto belli, quindi come puoi vedere a me piacciono molto i parchi e la natura, come sono adesso in questo momento.
Ci sono tanti bei locali, ma secondo me il locale più bello che ci sia a Roma è un locale dove non si incontrano così tanti turisti, che è un locale che si chiama il Buco della Serratura. Prima di tutto, che cos'è un buco? Un buco è una perforazione di una cosa. Per esempio, se io faccio così con la mia maglia qui, io farò un buco, la strapperò e ci sarà un buco in mezzo. Il buco della serratura è il buco nel quale io inserisco la chiave per aprire o per chiudere una porta, ok? Quindi a casa tua probabilmente la tua porta ha una serratura dove tu inserisci la chiave e apri la tua porta ogni giorno, giusto? Quindi in Italia c'è questo locale che è molto molto bello, che è semplicemente una porta, grande grande porta, dove c'è un buco della serratura che è stato fatto un pochettino più grande dal normale, perché anche in quell'epoca le chiavi erano grandi, erano fatte di ferro, insomma un altro materiale di quelle che abbiamo oggigiorno. E praticamente quello che puoi fare è mettere gli occhi, cioè cercare di guardare attraverso il buco della serratura, e se guardi bene cosa troverai? Troverai semplicemente il profilo dell'orizzonte più bello di Roma, che è l'orizzonte dove si può vedere il cupolone, la grande cupola della Basilica di San Pietro. Quindi quell'immagine è fantastica, soprattutto nel momento più bello della giornata, che è il tramonto, momento quando il sole va a dormire, diciamo così. Quindi per me il locale più bello, uno dei locali più belli di Roma, è il Buco della Serratura. Poi ci sono tantissimi altri, ad esempio c'è una via che mi piace molto, che è la via parallela, diciamo così, alla Piazza San Pietro, che è la via che si chiama Borgo Pio. Questa via piccolissima e pittoresca ha dei negozi molto antichi, c'è un negozio di strumenti musicali, poi c'è un bellissimo caffè, quindi questa via stretta è molto bella per me, mi porta tantissimi bei ricordi, bei momenti, buoni odori e buone sensazioni. Quindi questo, ragazzi, questo vivere l'Italia, sia presenzialmente che attraverso il film, attraverso i video che tu guardi, attraverso foto, notizie, è studiare italiano. Quindi se tu fai questo, ovviamente è 100% sicura, te lo dico, stai studiando italiano. E solo per terminare questo video, non lo posso fare, non posso evitare di farlo, che è parlare rispetto a mio fratello. Quindi io ho un fratello, che un pochettino più avanti ve ne parlerò, che ha vissuto più tempo a Roma, come ti stavo dicendo all'inizio del video, e lui semplicemente ama Roma, ama così tanto che ha pure un accento molto italiano, molto più romano che ad esempio quello milanese che è stato, diciamo, il primo accento che siamo stati esposti, presentati. Quindi io e mio fratello abbiamo tipo questa sfida nella quale sempre diciamo, io sempre dico, Milano è più bella di Roma, Milano è più grande, è migliore. E lui invece mi dice sempre, no, ma Roma è Roma, Roma è molto più bella, Roma è molto più fantastica, meravigliosa, famosa, importante. Quindi questo è un avviso a mio fratello. Guarda, Milano sicuramente è molto più bella, ma Roma è Roma, va bene? Quindi io spero tanto che questo video ti sia piaciuto, ti auguro sempre un bellissimo studio dell'italiano e ci vediamo alla prossima. Arrivederci!